tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Lotto Jurassic 410. E oggi siamo qua, nuovamente su Space Astronomy. E siamo qua, vi ricordo che l'ultima volta avevamo fatto questo bellissimo generatore energetico. Quindi abbiamo finalmente energia. Poi avevo creato questo bellissimo impianto che è tipo automatizzato. E adesso guardate quante cose che abbiamo. Bam! Abbiamo un botto di materiale già tutto fatto senza doverlo fare. E prima di iniziare volevo fare subitamente una cosa. Un bellissimo skillet, che è una padella per cuocere cose. Perché? Perché il nostro cibo fa schifo. Con questo qua invece ci dà un pochino più di cibo. Ma nulla di che, tanto il ferro ce l'abbiamo. Perché guardate quanto ferro abbiamo. Bam bam, proprio bam. Dici, mamma mia, troppo ferro. Poi abbiamo anche gli stick. Però tra l'altro non si possono mettere perché bisogna andare per forza in una forna. Crafting table, quindi andiamo subitamente nella crafting table. E quindi facciamo bam skillet. Ok, con lo skillet si fa, cioè facendo questa bellissima cosa, dov'è che era? Non mi, con le uova, tipo, se noi prendiamo questo, lo mettiamo qua e mettiamo delle uova, bam, possiamo mangiare le uova cotte. E possiamo proprio mangiare, fai uova cotte, che dici, buone. Esatto, quindi lo skillet ci serve tantissimo, perché può cuocere anche altre robe. Solo che adesso, cioè, non ci serve, quindi lasciamo lì. Comunque abbiamo uova cotte da mangiare. E andiamo subito qua alle quest, perché abbiamo nuovissime quest da fare, mamma mia. Perché vi ricordo che questi qua possiamo farli piano piano. Però, no, si aprono le ceste random. Cioè, dici, però vi ricordo che appunto abbiamo sbloccato Science Researching, che l'altra volta non avevo fatto vedere, però l'abbiamo sbloccato, che sono Advanced Genetics, che è una mod carina, diciamo carina, sì, più o meno carina, che cioè è carina, però è un po' incasinata come mod. Tra l'altro, volevo dire, possiamo fare un Golden Lasso? Dimmi di sì. Ci serve un Eye Offender, quindi non possiamo farlo. Possiamo fare la, come si chiama, Safari Net. Ok, Safari Net, vediamo. Ancora meglio, single use si fa così. A single use in realtà potremmo anche farla a single use. Abbiamo le slime ball, non so come facciamo a avere le slime ball, però le abbiamo. Ma sono solo due stringhe, però questa cosa non mi piace. Però se uccidiamo una pecora possiamo avere le stringhe, appunto. Quindi andiamo a uccidere una pecora. Pecorelle, ci siete? Mi serve una vostra lana, dovete morire. Cioè, scusatemi, ma seriamente, dai, una pecorellina carina, simpatica, però vi devo uccidere. Un lazzo normale, cioè, è scomodo, però dice un lazzo normale, comunque, lazzo, perché comunque gli animali vorrei tenerli. Eccolo qua, ok, LED si chiama, e si fa sempre con stringhe che noi non abbiamo. Quindi bisogna fare una missione, bisogna suicidarsi dentro il coso qua, il bellissimo, come si chiama, questo, e cercare se ci sia un ragno. C'è un ragno? Non c'è un ragno. C'è un Enderman, però l'Enderman potrebbe essere utile. Lo zombie con la palla? No, invece. Ok, ragno, ci servono dei ragni. Non ce n'è nemmeno uno qua. Zero, nemmeno uno. Forse però nello spawner sì, perché nello spawner l'unica cosa che spawn è un ragno di solito. Quindi dai, dimmi che ci sia. Mi servono soltanto due stringhe, dici? Non sono tante, due stringhine piccoli. Ok, là avevo visto un creeper, ma in realtà non era un creeper. Perfetto. Oppure se mi droppi la pianta di cotone, che la pianta posso fare le stringhine. Anche questa qua sarebbe un'opzione valida. Perfetto. Vediamo se c'è qualcosa qui dentro. C'è qualcosa? C'è uno zombie. Quindi come mob spawner dici fa schifo, però funziona un pochino. Cioè ti fa avere almeno uno zombie ogni tanto. Perfetto, muori, ma non è quello che mi serviva. Ok, quindi questo puoi craftarlo in qualche modo? No, non volevo craftare questo, volevo craftare questo. No, R, perfetto. Si crafta con i flax, che non so cosa siano, con pink wool e wool gin. Ok, questo qua si può fare, questo lo fa, questo, cos'è questo coso? Cos'è questo coso? Oddio. No, ok, non lo possiamo fare. Ah, perfetto, non possiamo fare praticamente nulla. Mamma mia. Ok, oppure si può fare in, con ovviamente queste stringhe, con queste stringhe, industrial hemp seed. Fermi tutti, l'industrial hemp noi li abbiamo. Forse abbiamo l'industrial hemp, cioè se ce l'abbiamo basta piantare. Non li ho piantati perché sono una persona intelligente. Lo so. Perfetto, quindi non possiamo farlo. Però c'è un'altra pagina, col maceratore, lo so. Ok, nel sagmill anche, nel crusher. E si può fare così nel chemical synthesizer, però noi non l'abbiamo, quindi non possiamo fare quello che volevamo. E vabbè, facciamo senza farlo. Non c'è nessunissimo problema, lo faremo in futuro. Perché come ho detto, cioè si può sempre fare questa cosa. Era meglio farla adesso, però non è un problema alla fine. Perché comunque possiamo fare. Tra l'altro c'è dato dei materiali carini qua l'altra volta.
molto carini. Altro qua, vedete, ho roba anche da sciogliere tipo osmium, quella roba lì, infatti le scioglierò, soltanto che devo stare molto attento perché appunto queste cose si possono unire. Hanno alcune probabilità di unirsi. Oddio, tra l'altro la fornace è piena, mi stai dicendo. What? No! Ho fatto una cagata. Ah, ho fatto una cagata. Ho unito una cosa che non dovevo. Ho fatto del bronzo perché ho messo... Ho fatto del bronzo. Ok, ne siamo a fare delle quest relativamente utili. Cioè, macchines and equipment. Ok, cosa possiamo fare? Delle big reactor? No. Circuit fabricator? Non so cosa sia, quindi cerchiamolo. Circuit, perfetto. Fab. Ok, circuit fa. Perfetto, e si crafta, vabbè, in modo molto easy, devo dire, sì, in modo che si può fare assolutamente anche adesso. Perfetto, ok, ci siamo e facciamo, bam, così, perfetto, ho craftato il circuit fabricator, quindi siamo qua. Ok, tra l'altro dobbiamo sistemare questa zona, perché questa zona sarà appunto la zona magari con un po' di elettricità, quindi magari fammi sistemare delle cose, tipo qua, fammelo mettere così. Perfetto, tu, posso romperti, dimmi di sì, ti prego. Ok, me l'ha dato, perfetto. Avevo paura che non me lo dasse ed era un problema. Quindi, generatore ti metto tipo qua. No, generatore ti metto qua, ok. E qua metto il circuit fabricator. Qua mettiamolo. Perfetto, tra l'altro c'ha un solo ingresso verso di qua, quindi è molto scomodo. Ok, circuit fabricator che fa cose. Ok. Perfetto, comunque questi cavi non servono soltanto per i crafting, infatti possiamo piazzarli e portano elettricità, quindi noi possiamo far girare l'elettricità qua dentro e boom. Ora questo è collegato, vedete che ha l'energia? Magari facciamo una prova, prendiamo un pezzo di carbone, tipo da qua, perfetto. Proviamo a metterlo dentro, in teoria dovrebbe fare energia. Ok, non sta generando, ah perché deve caricarsi di energia prima, ok. Ora sta generando, ok, sta generando energia, questo qua si sta caricando. Perfetto, si sta caricando e non so minimamente a cosa serva, però tutto sommato si sta caricando. Ok, ci dà Basic Wafer e Advanced Wafer. Che non so minimamente cosa siano, perché la Galactic Craft come mod non l'ho mai in realtà giocata bene. No, non l'ho mai giocata del tutto. Ok, tanto qua... Ah, ok, qua sta finendo energia. Perché si sta scaricando il carbone. Ah, e perde anche... Ah, questo generatore è anche bruttino. Perché perde calore dopo un po'. Perfetto, vabbè, non c'è nessun problema. Perfetto, comunque... Abbiamo fatto crafting a compressor, bisogna craftare il compressor, quindi compressor, ok, bam, perfetto, compressore. Abbiamo un bellissimo, tra l'altro si è aperto questo messaggio in chat che dici, ok, perfetto, tra l'altro questo ha l'attacco verso di là, giusto? No, questo ha l'attacco dove? Non ha l'attacco. Ah, perché funziona, ah, ma scusa, mi hai fatto, ah, fermi, ho capito, perché poi c'è questo che è quello avanzato, ma noi ci chiede quello normale, giusto? Giusto, ok, sì. Ci dà compressor di e compressor iron, perfetto. Materiali molto utili, quindi qua, che vanno qua ovviamente nella cosa dell'energia, perfetto. Materiali abbastanza utili, che però non so niente cosa serve. Ci serve un getting oxygen. Se qui ci dà ossigeno. Però dici, non è che sia così utile l'ossigeno, tanto qua c'è l'ossigeno, in teoria. Vorrei fare questa invece, che secondo me è più figa. Kinetic dynamo ci serve, che cioè fa energia dal vento. Kinetic Dynamo, ok, perfetto. Perfetto, che è della Immersive Engineering. Che si fa con Copper Wire Core. Che si fa così, che si fa, vabbè, abbastanza easy. Che si fa in modo molto easy. No, oddio, si è aperto l'inventario. Perfetto, abbiamo Kinetic Dynamo. Quindi abbiamo questo, ci serve anche Windmill. Perfetto, quindi craftiamo una Windmill. Ok, perfetto. Qual è che ci serve? Quella brutta. Che è questa. Che si crafta con, ok, un pezzo di ferro. E questa che si crafta con Treated Wood Planks. Che dici... Cosa sono i treated wood planks? Creosoto si crafta nel cocoven. Qui bisogna craftare un cocoven. Oh, oddio, bisogna craftare un cocoven. Perfetto. Quindi tu mi fai fare queste che io non posso fare. Mi stai dicendo, certo che sei una bruttissima persona. C'è qualche parte. Da qualche parte mi fa fare per caso il cocoven. Non ne sono affatto sicuro. Dato che questa roba non possiamo mai farle. Va bene. Getting start. Cocoven non c'è. Ok, non mi fa mai fare il cocoven, però mi sa che ci serve per forza per fare appunto questa cosa. Quindi dovremmo craftarlo già. Che cerchiamo? Cook. Oven. No, non si crafta così. Oven, perfetto. Quello della Immersive Engineering, che è questo? Non lo so. Ok. Che come... Ma oddio, serve un botto di ferro e steel.
Questo invece, questo qua è molto più easy da fare. Questo qua è molto più easy, però serve sabbia e brick. E per fare i brick serve la clay. La clay è molto più difficile da trovare del ferro. Ok, quindi su questa missione siamo bloccati. Ok, la faremo. Intanto possiamo fare i big reactors? Non penso, perché se non possiamo nemmeno fare una cosa che va con l'aria, non penso che possiamo fare. Esatto. I big reactor. Forse possiamo fare il coso di lava, però il generatore a lava. Ci serve lava, pompa e ender tank. Lava, pompa e ender tank. Ok, generatore a lava. Aspetta, fammi vedere. Lava generator. Questo qua in teoria possiamo farlo, dimmi di sì. No, perché non abbiamo l'oro. Però in teoria si potrebbe fare. È tipo, è facilissimo da fare. Ok, però non possiamo farlo. Quindi non possiamo fare più niente. Andiamo a Science Resource. Andiamo quindi a. Facciamo con questa missione. Facciamo uno scraper. Scraper, ok. Scraper. Questo si fa con. Molto easy. Stone stick si fa. Ok, quindi basta fare così. Esatto. Ovviamente serve del ferro che noi non abbiamo, quindi bisogna stare molto parsimoniosi. Perfetto, quindi craftiamocelo. E un'ultimissima cosa. Ok, fammelo intanto. Scraper, che ce l'abbiamo. Ora missione combattuta. No. Collect 20 skin scales. Come si fa? Devo cliccare? Fare così? No. Forse penso cioè questa moda non la conosco. Però mi sembra ovvio di fare una cosa. Questa è tipo una palettina. Quindi se io, cioè, teoricamente, secondo la mia mentalità, se io l'uso su un mob, teoricamente mi dovrebbe dare i pezzi di pelle. È possibile? Non lo so se è possibile. Non lo so affatto se è possibile, però se funzionasse così è molto figo, proviamoci subito. Ok, proviamo. Dov'è un mob? Dammi un mob qualsiasi. Magari una mucchina, dammi una mucchina. Un cavallo. È spawnato un cavallo. Un cavallo. Va bene, ti usiamo te cavallo. Ok, cosa ha fatto? Ci dà. Ok, lo fa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Vabbè, io direi di ucciderlo. Uccidimelo, dai. Anzi, non uccidimelo, dammi. Quante monete? 41. Beh, sono tipo troppe. Abbiamo qua un cavallo con 5 di vita, perché gli abbiamo rubato tutta la pelle, tipo. Ed è una cosa brutta, rubare la pelle. Fa anche un po' senso se ci pensate. Però, no, anzi, non pensateci, altrimenti dopo vi fate senso. No, 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 non pensateci. Distruggete la vostra mente, non pensateci. Perfetto. Cibo, 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 cibo. Voglio cibo, perfetto, tantissimo cibo. Questa qua è pronta, no? Ok, e ora che abbiamo la pelle, cosa possiamo fare? Andiamo subito a vedere il nostro bellissimo libro delle queste. Però prima lasciamo giù il cibo che ho raccolto. Perfetto, quindi abbiamo i pezzi di pelle e ci dà spawn pig e spawn chicken. Che dici ok? Ah, tra l'altro, se ci dà queste cose, possiamo fare una cosa del tipo. Oddio, oddio, no, non è spawnato. No, è rimasto un pezzo. Possiamo fare una specie di recinto. Cioè, in realtà no, facciamo proprio un recinto vero. Cioè, raccolgo il legno e mi faccio un bellissimo recinto vero. E ci mettiamo anche gli animali. Perché no? Ci sta. Facciamolo qua sotto. Qua togliamo questo bellissimo albero. Che in realtà è un po' in mezzo alle palle. Grazie mille. Rompiti albero. E questa zona sarà la zona. Ah, si è rotta l'ascia, perfetto. Ah, oddio, no, è rimasto volante. Vuol dire che c'è altro legno là dentro. No, oddio, l'odio totale. Tra l'altro, qua siamo in 1.7.10. Non mi ricordo se c'è ancora il vecchio crafting così. Esatto, c'è ancora il vecchio crafting così, perfetto. 20 sono un po' pochine, quindi fammene altre tutte. Fammene 28, perfetto, grazie mille. Ok, oddio, no, ho fatto una cosa bruttissima. Perché non mi ricordo quando è che è stato aggiunto il nuovo crafting strano delle fence che tipo è più reale, però boh, è brutto, non piace a nessuno. Perfetto, quindi qua facciamo un bellissimo campo, bellissimo, per mettere i nostri bellissimi animali. Perfetto, DNA analyzer, quindi facciamo subito DNA analyzer. Ok, è già qua, perfetto. E si fa con ferro e una magnifier, che si fa con glass e un pezzo di stone. Oddio, ho buttato il libro. No, dov'è il libro delle queste? Ok. Mamma mia, se perdiamo il libro delle queste è tutto perduto. Cioè, basta, la serie è abbandonata proprio. Ok, facciamo no, stone rod, però non è uno stick. Perfetto, quindi fammi degli stick magari. E un pezzo di vetro, dov'è il vetro? Non lo so. Il vetro è qua? Sì, è qua, perfetto. Ok, mettiti via, grazie. Ok, abbiamo fatto una lente di ingrandimento che è tipo, è sicuramente inutile. Però ci servirà per fare il nostro coso. Ora, ci serve del ferro, che non ho. Che non ho, non ho il ferro proprio zero, non ne ho affatto di ferro. Però, comunque, possiamo fare una bellissima cosa. Adesso io interrompo qua l'episodio.
vado a cercare materiale che potrebbe essere relativamente utile, però non più di tanto. Cioè, cerco del materiale e basta praticamente. Quindi non lo so, facciamo così, poi ci vediamo nel prossimo episodio, così ho un po' di materiali per fare le prossime missioni. Quindi, da JossyCaccio10 è tutto, vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Space Astronomy, che appunto proveremo a fare le robe del DNA e magari se ho del materiale appunto proviamo a fare il, come si chiama, il coso del vento, quello del vento, che non mi ricordo come si chiama, il... sì, la ventola che prende il vento e lo trasforma in energia. Avete capito voi? Non mi ricordo il nome, scusatemi, ma sono una persona che le cose se le ricorda. Comunque, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!